Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi siamo al 23 di dicembre e domani è la vigilia di Natale e niente, ci siamo visti io e Mystery Man per farci gli auguri e poi vabbè, anche il meteo nei prossimi giorni sarà piovoso, quindi abbiamo approfittato oggi che sta passando ancora discretamente. È brutto il tempo, però perlomeno non sta piovendo. Detto ciò, ritornando a noi, come ho detto, vi facciamo tanti auguri di buone feste e parliamo un po' di questo 2021. In tema macchine, io ho sempre la 182, mi direte, sono pochi mesi che la possiedo. Questo 2021 è terminato, scusatemi, il 2020 è terminato con la Mini Cooper S R56 Stage 2, che l'ho venduta esattamente a gennaio del 2021, quindi ho terminato il 2020, poi l'ho venduta per seguire il progetto di restauro della 106 Rally 1.6-8 valvole. E insieme a essa aggiunsi un Audi A1 1.6 diesel come daily car, però diciamo che fine agosto di quest'anno mi capitò un'occasione, ossia questa Clio mi giunse notizia di questa Clio, unico proprietario nel Novarese, nel Borgo Manero per l'esattezza, e quindi diciamo che mi trovai a un bivio, no? Dovetti scegliere se tenere la 106 Rally 8 valvole e l'Audi oppure prendere la Clio. Mi direte, perché non hai venduto solo l'Audi e non hai inserito la Clio al 106? L'avevo valutata la cosa, però sono sincero, ho altri progetti futuri per la mia vita, altre spese future, e tirare fuori sempre soldi extra per le auto, malgrado sia una grande passione, non me la sono sentita. Poi, visto che durante il 2020 col Covid e tutto mi sono fatto un po' di palestra, che è un'altra mia passione, in box, quindi lo spazio ha iniziato a diminuire e di conseguenza non avevo voglia di ridurmi in uno spazio ridotto, troppo ridotto per tenere le auto più la palestra. Allora ho deciso di tenermi l'attrezzatura da palestra e di diciamo abbandonare, purtroppo lo dico a malincuore, il progetto 106 e ho preso questa Clio 182. Anche se sono sincero, il 106 mi mancherà e mi manca sempre. Detto questo, per adesso la macchina ce l'ho sempre. Ora vabbè, il Mystery Man vi sta facendo un po' di inquadrature anche sulla sua Twingo. Lui è molto più fedele di me, ha comprato questa Twingo RS a novembre del 2020. Ci troviamo a dicembre 2021, quasi gennaio 22, e lui è un anno e due mesi che ha la sua Twingo RS, ma lui è felicissimo, non è come me, è una persona che lui le vetture comunque le apprezza, se si trova bene le tiene magari 4, 5, 6 anni, un po' in base a quello che offre il mercato. Mentre io sono un pochino più fuori di testa, io magari dopo 6 mesi, un anno, a dirla grossa, mi stufo, mi viene voglia di provare altre auto, non per niente ho cambiato veramente tante auto in questi 12 anni, però è una passione, ma mi piace proprio provare trazioni posteriori, anteriori, aspirati, turbo, anche per essere un po' sempre sul pezzo e quando parlo con degli appassionati magari su un passo di montagna avere sempre la possibilità di dire la mia, ma consapevole di quello che sto dicendo, perché molta gente li incontri e parlano a vanvera, non sanno neanche di che auto si tratti. Io perlomeno quando apro bocca so sempre di cosa sto parlando, se no sto zitto che faccio più bella figura. Quindi diciamo che mi piace, questo mi ha permesso di possedere tante macchine differenti e, come ripeto, quando mi trovo a parlare e confrontarmi con gli appassionati posso dire la mia, almeno la mia opinione, poi magari un'altra persona la pensa diversamente riguardante la stessa vettura, però ognuno poi giustamente gli lascia e gli trasmette le sensazioni personali. Cioè, quanti odiano gli aspirati, mentre io e Mystery Man preferiamo la guida aspirata, più pura, più sincera, più impegnativa, quella che noi chiamiamo col coltello tra i denti. Il turbo va più forte, è più elaborabile, fai più cavalli, però è anche più semplice. Io parlo sempre di auto abbastanza moderne, non le cito neanche più le old school, perché R5 turbo, 1 turbo,
Sierra Consort, Escort Consort, Delta, non vanno neanche citate perché tanto i ragazzi di oggi sono in pochi che le guardano e in più anche chi le guarda deve avere la possibilità in famiglia per poterla acquistare, perché si parla dalla meno blasonata 20.000 euro alla più blasonata 50, 60, se non edizioni speciali di Delta anche a 100.000 euro, quindi non siamo neanche a citarle, parliamo sempre di vetturette sportive come possono essere la Clio RS 4 Turbo, Mini Cooper S, Fiesta ST, Peugeot 208 GT, questo segmento qua, diciamo, di sportive. E sull'aspirato ci tocca parlare per forza almeno di 10 anni fa, perché è dal 2012 che le ultime aspirate come le Clio RS 203 2000 sono fuori produzione, quindi ad oggi il mercato di aspirato ti propone soltanto la GT86, la BRZ e la nuova GR86 che uscirà prossimamente, ma sono le uniche aspirate che ti propone il mercato. Il resto sono tutte piccole turbo, quindi per forza dobbiamo fare un rewind fino al 2012-2011 per parlare di qualche aspirato. Bon, detto ciò, io vi lascio, ragazzi, vi auguro di nuovo buon anno e lascio la parola a Mystery Man, che anche lui vi dirà qualche aneddoto di questo anno purtroppo pessimo. Speriamo che sia migliore il 2022, ma tra parentesi, sono 2 anni che lo diciamo e per adesso si sta andando a rotoli. Ciao ragazzi, ci vediamo l'anno nuovo. Eccomi ragazzi da Mystery Man, avete già sentito Santillo, vi ha fatto gli auguri di Natale, vi ha detto un po' il suo pensiero che fondamentalmente è anche il mio, al 100%. Siamo sempre dalla magnifica curva del Contichi, dove faccio spesso i miei video monologhi. Cosa vi posso dire ragazzi? Il 2021 ci ha portato questa, che è stata il mio sogno ricorrente per anni, l'ho avuta grigia, ma ve ne ho già parlato in passato in un altro video. Quindi fondamentalmente cosa vi posso dire dell'anno 2021? Tralasciando per tutta la situazione mondiale che è venuta fuori per chissà quale motivo, motivazione, non so neanche parlarne, per il resto è stato un anno fondamentalmente che ci ha fatto riflettere un po' tutti, abbiamo avuto tutti più tempo per riflettere sulle varie cose, su scelte di vita e quant'altro. Io ho abbandonato per un po' i go-kart, che ve ne ho già parlato in passato, poi adesso praticamente ho ripreso nuova flemma di fare quello perché ho trovato una nuova ispirazione. Praticamente adesso sto cercando di portare tutta la mia esperienza a una ragazzina che sta venendo sui kart, che ci sta mettendo anima e corpo e cuore per questa sua passione. Io sto facendo di tutto e di più per cercare di passargli la mia esperienza unita al suo talento per riuscire a fargli fare qualcosa di positivo. Per me è finita, ma lei c'ha tutto il tempo di riuscire a fare qualcosa di positivo. Quindi il 2021 sostanzialmente, cosa vi posso dire, è stato un anno un po' particolare in tutto e per tutto, però in qualche modo siamo arrivati in fondo, siamo riusciti ad arrivare anche alla fine, mancano pochi giorni. Oggi è il 23, siamo all'antivigilia di Natale, poi arriverà il Capodanno e niente. Io con questo ultimo discorso che vi ho fatto vi auguro a tutti buone feste, buon Natale, felice anno nuovo da Mystery Man e il mio caro collega Santillo, mio scudiero o io scudiero suo a seconda, e eccolo che arriva. Ragazzi, augurissimi di buone feste a tutti, dal Passo del Bracco, sempre in primo piano, e ciao a tutti, Auguri buone a feste. tutti, ciao ragazzi! Augurissimi!